con un dolce bacio. Buon pellegrino, non disprezzare la tua mano, che ha dimostrato solo devozione. Perché i santi hanno mani che i pellegrini toccano con le mani. Chissà se hanno pensato a Romeo e Giulietta gli organizzatori del Congresso Mondiale delle Famiglie, che ha occupato Verona con 3 giorni di circo mediatico. Chiuse dentro il palazzo della Gran Guardia ci sono decine di associazioni pro vita. Le parole d'ordine per entrare sono due: famiglia tradizionale e no all'aborto. Noi restiamo fuori. Dopo che il primo giorno si distribuivano feti di gomma come gadget, nei giorni successivi chi esce dal congresso non sembra aver molta voglia di parlare. Non lascio nessuna intervista. Ma si parla di famiglia tradizionale. Sì, certo. E quindi è una domanda. Non so. Questa è una società aperta, come vede. Qui oggi ci sono anche tante persone. Per favore, non vi ho da famiglia tradizionale. Come mai? Che c'è dentro? Assolutamente. Che si dice dentro? Cose interessanti. Tipo? Ascoltate. No, non ci fanno entrare. Lo so che è un po' chiusa questo congresso. Qual è il messaggio più importante che volete lanciare dal congresso? Non rispondo a nessuna delle vostre domande. È chiaro? Ma è arrabbiato. Il clima della famiglia dovrebbe essere un clima disteso, porta armonia. Sono molto distesa. Passiamo tutta la giornata in Piazza Bra e incontriamo personaggi di ogni tipo e caratura. Fanculo Salvini, veramente razzista. Cioè sta mettendo odio negli animi umani. Ma come vi ho detto, si sta difendendo le famiglie LGBT, non si sta promuovendo in Europa, non si difende la famiglia cristiana tradizionale. Beh, che si dice? Già il che terzo. Si dice? Vabbè. Si dice che si mangia bene. A Verona? No, dentro. Ma lei me l'ha già fatta l'intervista. No. Mattina, sì. Ma se sono arrivata adesso? Ma me lo ficca in bocca. No, meglio di no. Che clima si respira qui dentro? È molto inquinato, vede che c'è inquinato. Verona è la più città inquinata d'Italia. Non ho mica detto che condivido tutto quel che c'è dentro. Io ascolto, mi piace, ascolto e dopo vedo, giudico. Però io non giudico neanche quelli che hanno sono una coppia uguale, donna e donna, uomo e uomo. È una loro scelta. Però c'è un però, che i bambini non sono tanto d'accordo. Ieri hanno detto che l'aborto è un omicidio. Ah, io direi una roba, sono contrario se una fa l'aborto, se magari per un capriccio, perché non ha avuto precauzioni in un rapporto sessuale, però farlo, è giusto farlo se magari sanno che nasce un bambino malato, disabile, che magari è un po' una gravità per una famiglia. Si è parlato di aborto come omicidio. Che ne pensi? Per me è un omicidio. Omicidio? Sì, sì. Perché? Perché te uccidi una vita nel più fiore della sua nascita. Se io prendo un fiore e lo stacco finché è piccolo, questo fiore non cresce più. La più grande minaccia per la famiglia? La più grande minaccia della famiglia è essere preso di mira dalle altre famiglie. Ma scusi, preso di mira da quale altre famiglie? Formate da omosessuali, eccetera. Contro natura? Contro natura. Io che ho una villa Santa Chiara qui a Quinto di Valpantena, dove ho fatto dei congressi, posso dire che l'omosessualità si vince. Sicura? Sicura. Come? C'è una medicina. Con le medicine. Quali? Quelle che i dottori danno. Ecco, perché qual è il dottore che cura l'omosessualità? Il dottore che cura l'omosessualità l'abbiamo sopra di noi, è Dio. Secondo lei un politico non sposato, con figli, può parlare di famiglia? No. E Salvini? Potrebbe. Perché? Potrebbe dare delle la Meloni? Caro, io
mi sa, l'unico a parlare seriamente di politica è Renzi, perché ha una famiglia con moglie, figli e prole. Sposato. Mai divorziato. E scout. Soprattutto. Senta, Salvini Show, quando arriva il ministro, staccatta il putiferio con i giornalisti e la tensione in piazza si scatena. Col bambolotto, e sono qua a sostenere col sorriso la giornata di festa, il diritto di essere mamma, di essere papà, di essere mamma, la necessità dell'Italia di mettere al mondo dei figli. Vergognati, Salvini! Siamo qua non per togliere niente a nessuno, non si tocca niente a nessuno. Io ho la cortesia e l'educazione di rispondere nonostante abbia letto una marea di sciocchezze. Non voglio togliere niente a nessuno, non sono in discussione l'aborto, il divorzio, ognuno fa l'amore con chi vuole, ognuno va a cena con chi vuole. Voi chiedete a me cosa dico io? Perché sono io il ministro. Ma scusate, ma come Dio? Chi vuole? L'ordine vicino a me. Ok? Ok? Voglio passeggiare tranquillo. Voglio nessuno. Voglio stare tranquillo. Non parlate per cento, non voglio nessuno. Abbraccio col sindaco Sguarina. Proprio mentre il ministro entra al congresso, decine di migliaia di persone sfilano per strada. La polizia blocca l'area e blinda il ministro nella gran guardia. Lontano dal congresso, un fiume di persone sfilano colorando Verona. Un corteo d'amore dove l'ironia è servita a ribadire i diritti e la loro affermazione. Praticamente la nostra è una lotta per la difesa dei diritti così faticosamente conquistati nei precedenti anni dalle nostre donne. È bello vedere tanti giovani che sono un po' la nostra speranza. Tutto che l'unica famiglia buona è quella classica, perché sta con tutto e non impegna naturalmente. È ovvio che il motivo è questo, ecco. Quindi è una giornata che va presa anche con un po' di ironia, o meglio, il congresso della famiglia va preso con un po' di ironia. E il congresso della famiglia va preso seriamente con ironia e ironicamente con serietà, perché il giusto sta nel mezzo. Medietà. Venite con noi, su via, volete venire? Vi presento, sono Lady Gwendolyn De Bruyne. Qual è la famiglia perfetta? Ma non esiste la famiglia perfetta, anche se la mia. Io ho avuto 12 mariti, talmente mi piace la famiglia, non meno di 12. 13 pareva di così giocare con la fortuna. Cerco i gemelli per poter andare subito a 14. Cosa ne dite? Sono ecco. D'accordissimo con lei. E certo, viva la famiglia perfetta! A broken heart right on your windowpane. Sopra siamo una manifestazione pacifica, rivendichiamo semplicemente di non tornare indietro, di mantenere i diritti che ci sono, ma conquistarne di nuovi, perché ovviamente i diritti non sono ancora riconosciuti per tutte le persone umane sulla terra. E quindi anche qui da noi in Europa c'è il rischio di tornare indietro, di tornare a forme di discriminazione, di emarginazione ancora più forte di quella che c'è già, e quindi dobbiamo tenere alta l'attenzione e manifestare contro questi tentativi di
tornare indietro. Oggi siamo in piazza per dire che cosa? Ma noi siamo in piazza per dire no alle politiche di questo governo che tendono a limitare la libertà sessuale, di comportamento, di affetti e di amore di tutti noi, gay, etero, coppie, single, vecchi, bambini, tutti. Cosa gli vuoi dire a questi signori che sono dentro? Voglio dire che sono tanti anni che vivo qua e mi hanno chiamato in tanti modi diversi e credo che sia forse l'ora di iniziare a chiedere qual è il nome della persona e catalogarla per quello che fa invece che per quello che forse da come viene vista dall'esterno, ecco. Siamo qui oggi per rivendicare quali diritti? Il diritto intanto di vivere oggi, perché qualcuno ci vorrebbe ricapitare indietro nel passato, in una idea della famiglia color seppia, con la donna che mentre cucina culla il bambino con la carrozzina, mentre il marito torna dal lavoro. Ma un'idea di una famiglia unica, frizzata, congelata rispetto a una società che comunque è in continua evoluzione. Oggi esistono tanti tipi di famiglie, famiglie composte da un uomo e una donna, famiglie ricomposte, famiglie monogenitoriali, famiglie gay, ci sono tanti tipi di essere famiglie, bisogna fare le politiche per la famiglia, per il sostegno della famiglia, soprattutto bisognosa, ma per tutte le famiglie, senza escludere le altre. E siamo qui soprattutto per dire anche che la donna ha il diritto sacrosanto di decidere sul suo corpo. Non possono essere altri, soprattutto uomini, a decidere del suo corpo e quindi addirittura a rimettere in discussione la legge 194. A me piacerebbe tanto lottare per andare avanti, qui invece dobbiamo lottare per cercare di non andare indietro. E questo qual è il rischio che l'Italia corre riaffermando questi diritti, tornando un po' indietro rispetto ai tempi di oggi? Il rischio di un ritorno in tempi in cui la donna era sottomessa, come il titolo di un libro che era anche in esposizione a questo congresso, e il rischio che ancora oggi l'omosessualità debba essere considerata una malattia, come sostiene uno dei più importanti relatori di questo congresso che si chiama Brian Brown. Che la famiglia non fosse quella chiusa in gran guardia era chiaro da prima, ma adesso da Verona arriva un messaggio ancora più forte dalla gente scesa in strada. Temi troppo liberi per essere circoscritti tra le mura di un palazzo, normale, naturale, proibito, concetti forse troppo superati, ma la libertà invece è moderna come i diritti conquistati dalla storia di tante persone e sui quali non si dovrebbe tornare sopra.